Eccoci qui. Shalom, shalom, shalom. Prima di iniziare voglio dare tutti i lodi e adorazioni al Padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rukat Kodash. E voglio mandare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. Eccoci qui un altro giorno per le vie, per portare il messaggio a coloro che appartengono alla casa di Israele, che sono sperduti nei quattro punti della terra. E inizio leggendo dal libro di Vangelo di Matteo, capitolo 25, che è la parabola dei 10 vergini. Ok, questa parabola è profonda perché parla di quello che succederà alla casa di Israele e ha a che fare della preparazione dei figli di Israele. Inizio leggendo da versetto 1, che dice: allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare la sposa. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Ok? La casa di Israele, la casa di Israele è simile a 10 vergini, ok, che hanno preso le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo, che è il nostro Salvatore, Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ok? 5 di loro erano stolte, 5 erano stupidi, 5 erano stupidi. In altre parole, e 5 erano intelligenti, saggi, ok? Le stolte cinque di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, ok, avevano preso dell'olio nei vasi. Di cosa sta parlando di questo olio? Questo olio è la conoscenza della verità. Perché come noi della Great Millstone, che ci siamo svegliati a questa verità, sapendo che la verità non è nella Chiesa, i figli di Israele non sono coloro che occupano la terra di Gerusalemme oggi. Siamo tanti, ma non siamo tutti che abbiamo la completezza di questa verità qui. Coloro che hanno la completezza di questa verità sono solamente quelli che appartengono della Great Millstone. La Great Millstone ha la completezza di questa verità. E questa parabola è rivolta a tutta la casa di Israele, perché l'olio significa la conoscenza. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, la conoscenza e saggezza sarà la stabilità dei nostri tempi, come si trova nel libro di Isaia. Ok? Allora, per farvi vedere che questo olio ha a che fare con la conoscenza, la saggezza, andiamo a leggere dal libro di Proverbi. Libro di Proverbi, capitolo 21 e versetto 20, che dice: in casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio. Ok? Nel casa del saggio ci sono tesori, sono tesori preziosi e olio. Perciò avete visto, questo olio è la saggezza, ok? Nel casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio. Allora, questo è il precetto per farvi capire che questo libro di Matteo, capitolo 25, l'olio dei vergini si intende la conoscenza, ok? E andiamo a continuare a leggere. E dice: 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade. La lampada, non puoi accendere una lampada senza l'olio. Ok? Si accende ma si brucia il filo. Ok? E questa lampada si intende proprio i figli di Israele. Ok? Perché questo, come, non trovo la parola giusta,
L'accordo del Padre è solamente con la casa di Israele, ok? Portiamo noi le lampade, ok? E poi l'olio ha a che fare con la conoscenza, perché tutti al giorno d'oggi conoscono qualcosa della verità, ok? Ma non tutti hanno la completezza della verità, solamente coloro che portano gli stessi messaggi, che portano i fratelli dei Great Millstone, ok? Andiamo avanti. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, usciteli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade, e le stotte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui, ok, nella strada della notte, delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Ok? È profondo questa parabola è profonda, ok? Perché dice: si sono addormentati, ok? Quando si sono addormentati si parla dei tempi che abbiamo adesso, ok? Che abbiamo ancora la libertà di girare, di fare cose, anche se la libertà si sta accorciando. E come vi avevo detto nelle lezioni precedenti, che arriva il momento che non avremo più nemmeno questa libertà di dire la verità, non avremo la libertà di far arrivare la verità sull'internet come abbiamo la libertà adesso, perché pian piano i figli dei malvagi ci riducono sempre la libertà e ce la portano via, ok? Perciò questo momento è il momento di prepararsi, è il momento di mettere a parte l'olio, extra olio, ok? Se per caso finisce l'olio della lampada, ed è questa conoscenza qui, è il momento di cercare il Padre 10 volte di più di come mai, ok? E queste, quando hanno sentito gridare che ecco il Signore è arrivato, ok? Si sono svegliati tutti, ok? E le stolte, che sono le vergini stupide, in altre parole, si sono trovate con le lampade priva d'olio e hanno chiesto dagli altri: ma dateci un po' dell'olio vostro. E quelli saggi hanno detto: scusateci, non possiamo darvi dell'olio nostro perché non basterà a tutti. E questo sta parlando di questi momenti che stiamo per arrivare, perché noi stiamo dandovi questi messaggi qui. Siamo dappertutto il mondo, gli apostoli, gli anziani, ok, i vescovi della Great Millstone sono dappertutto, in paesi che non pensate che possono essere, sono per le strade come sono anch'io, e stanno portando la verità, che è il 100% della verità, dicendovi chi sono i veri figli di Israele, chi sono i malvagi, spiegandovi con la potenza e potere di Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, la verità delle scritture. Ma la gente passa, la gente non li ascolta, la gente li prende in giro. E allora arriva quel giorno che non potrete nemmeno vedere più questi messaggi su internet. Arrivano quel giorno che non potremo essere più qui fuori a insegnarvi questa verità, perché le leggi cambieranno. È come se avete gli occhi per vedere, avete visto, stanno facendo uscire altre leggi per dire che la Bibbia è un libro d'odio, ok? E in tanti paesi se la stanno già togliendo proprio la libertà di avere la Bibbia. E questo arriva anche in Europa, a presto, più breve di quello che pensate. Pensate che non arriverà
sta arrivando. E a questi tempi, gli apostoli, gli anziani e gli insegnanti come me non potremo più essere per le strade per insegnarvi. E quei giorni vi ricorderete che abbiamo detto tutte queste cose qui e ci cercherete, ok? Volete trovarci, ma non ci troverete più perché non c'è più possibilità. E poi anche il Padre farà il suo grande lavoro, ci chiuderà le bocche. Non potremo più predicarvi questa verità, ok? Perciò quelli che sono saggi in questo momento si preparano per quello che sta per arrivare. Come abbiamo letto dal libro di Geremia, capitolo 30, è il tempo della distesa di Giacobbe, ok? E come questo tempo non ce n'è mai stato. Io ho fatto un video anche precedente parlando del vaccino, del così chiamato vaccino, che non potrò più usare la parola vaccino perché poi mi tolgono i video, ok? Questo è preparato appunto per andare ad attaccare la gene di Dio che avete dentro. C'è un gene dentro ogni essere umano e questo gene si chiama il gene di Dio. Andate a fare ricerche su questo gene qui. Ed è quello che andrà ad attaccare il vaccino che vi stanno preparando. Perciò coloro che sono stolte, ok, che non sono preparati, si troveranno all'improvviso senza olio, che è questa conoscenza qui, che sarebbe la stabilità dei nostri tempi, come dice il libro di Isaia, ok? E hanno chiesto dagli altri e gli altri non hanno potuto darle, ok? Perciò siate pronti, questa conoscenza sarà la stabilità dei vostri tempi, ok? Perché come abbiamo letto dal libro di Apocalisse, e mi sa in capitolo 17 che dice: e fece i grandi, piccoli, ricchi e poveri, liberi e schiavi, li fece prendere questo marchio della bestia, e senza questo marchio non potevano né comprare e vendere, ok? Ci sono tanti fratelli che conoscono questa verità adesso, si stanno preparando mentalmente e spiritualmente, ok? E quando arriva quei tempi, saranno forti ad essere, a poter rifiutare tutto ciò che non fa bene a loro, che tutto ciò che li farà perdere il regno ad avvenire. Perché il regno ad avvenire è il vero regno, ok? Dove regneranno i santi, ok? E nemmeno gli occhi né le orecchie hanno visto né sentito quello che il Padre ha messo in serbo per coloro che lo amano, coloro che mettono in pratica i suoi comandamenti, ok? Perciò questi tempi sono tempi importanti per cercare 10 volte di più il Padre, di far avvicinare il tuo cuore 100 volte di più, non solo a parlare, ok? E non siate ipocriti come sono le chiese, le religioni. Qui di fronte a me c'è un capitello, c'è una statua dentro, è idolatria pura. Il Padre non vuole questo. Il Padre dei figli di Israele ha un nome, ok? Coloro che non conoscono questo nome verranno distrutti con i malvagi, ok? E vi ricordo sempre, 2/3 della casa di Israele verrà distrutto con i malvagi, ok? E per darvi un altro precetto vado a leggere dal libro di Apocalisse, capitolo 2, versetto 10, che dice: inizio leggendo dal versetto 9 per farvi sempre vedere che questi qui che hanno occupato la terra di Israele non sono i veri israeliti, ok? Perciò se andate sul libro di Apocalisse, ok, capitolo 2, versetto 9, dice: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, ok? Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, e tuttavia sei ricco. Questo sta parlando dei figli di Israele. I figli di Israele sono poveri, sono quelli sotto in società oggi, ok? E dice, ecco il punto qui: io conosco la tua tribolazione, tuttavia sei ricco. E ecco il punto, ascoltate bene.
e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Ok? Perciò coloro che sono lì in Giudea adesso, che si chiamano i veri giudei, non sono altro che una sinagoga di Satana. Ok? Ma il punto che voglio arrivare è nel versetto 10, che dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione. E avete visto, quando andate a vedere la parola diavolo là, la radice, che il libro del Nuovo Testamento è scritto in greco, la parola che troverete là è diablos, ok? E diablos non parla altro che un uomo astuto, un uomo che fa le furbezze, ok? Che fa il male agli altri. E non sta parlando altro che i figli dei malvagi, che sono i così chiamati Caucaso, ok? Il diavolo spirito non caccerà l'uomo nel prigione, no, è un uomo fisico che farà quel lavoro, ok? Perciò non avete paura, perché molti di noi che abbiamo questa verità saremo cacciati nel prigione, ok? Per questa verità qui, ok? Avete visto i video che abbiamo fatto, siamo stati a Colosseo, io e l'altro, un altro fratello, per insegnare la verità. Ci hanno trattato peggio dei terroristi. Non avevamo altro che queste segne qui e le nostre scritture in mano. Abbiamo avuto fin tanto anche l'esercito a venirci a portare via. Andate a vedere i video, ok? Ci hanno trattati peggio dei terroristi. Ed è questo che sta per arrivare. E coloro che non sono preparati, che non hanno olio messo a parte, che l'olio è questa conoscenza pura, questa conoscenza vera, si faranno sotto e cederanno. Cederanno al vaccino, cederanno al marchio della bestia che è il microchip che verrà messo a tutto il mondo. Ok? I soldi verranno via. Ok? Cambieranno, infatti, stanno cercando, se studiate bene, stanno cercando di cambiare il sistema monetario. Ok? Parlano della mafia fiscale, queste cose qui. È tutto per cambiare il sistema monetario, ok? E coloro che hanno messo il loro cuore sulle ricchezze di questo mondo saranno delusi. Non devi arricchirti, mettiti via la ricchezza in questo mondo corrotto, dove ci sono i ladri, dove può essere corrotto. Devi mettere via la tua ricchezza nel cielo, ok? Nel regno che sta per arrivare, che è quel regno, sarà su questa terra. Non saremo degli angeli, no? È un regno che regnerà qui sulla terra, ok? Perciò metti via la tua ricchezza nell'unico, Yahweh Ba Hashem Yahweh Shai, che quando torna ti ripagherà, ti darà doppio, più di quello che hai mai pensato di avere, ok? Questo regno qui è degenerato e si vede che siamo proprio alla fine di questo regno qui, ok? Perciò, qui dice, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, ok? E avrete una tribolazione per 10 giorni. Numero 10 vuol dire numero di completezza come 7, ok? Ed è solo per dirvi, vi metterà in prigione per alcuni tempo, per mettervi alla prova. E se voi non avete olio come le vergini saggi, cederete e perderete tutto quello che Yahweh Ba Hashem Yahweh Shai ha per voi. Allora vi dico, Yahweh Shai, che è figlio del Padre, anche lui ha pagato il prezzo per noi, per farci ritornare al Padre, ok? È venuto in carne di uomo, era il seme di Davide, ok? È venuto e ha sofferto tutto quello che possiamo soffrire anche noi. Ha sofferto peggio. E che cosa vi fa pensare che lui, che è il nostro maestro, noi dobbiamo soffrire meno di lui? No. Lui è venuto e sofferto, e questo per farvi vedere che anche voi dovrete arrivare a un punto che vorrebbe provarvi a vedervi, ok?
I retti andranno attraverso il fuoco. Come viene tirato fuori l'oro, verranno tirati fuori i così chiamati santi. Perché l'oro si scava, è sporco, si lava, si brucia, si fa tutto prima di avere il pezzo finale bello, che luccica. E così saranno poi tirati fuori i figli di Israele, ok? E quello che sta per arrivare non è un giro facile, è un giro di prova per tutti coloro che vogliono meritare questo regno da venire. Io non lo so che fine farò. Prego ogni giorno affinché Yahweh Baha Hashem, Yahweh Shai possa rendere facile il mio gioco. Ed è questo che dobbiamo fare, ma che la sua volontà sia fatta. Se devo morire, va bene. Non sarò il primo e non sarò nemmeno l'ultimo. Ok? Questo è lo spirito dell'avere. Bisogna prepararsi spiritualmente e mentalmente per quello che sta per arrivare. Perché arriva i tempi che questi messaggi non li avrete più. Questa verità non li avrete più, non li troverete più. Ci stanno già censurando, piano piano, ok? Perciò svegliatevi, figli di Israele. Coloro che credono di conoscere questa verità e non lo stanno mettendo in pratica, arriva il tempo per voi anche. Ok? E per chiudere, anzi, finisco il versetto che sto leggendo dal libro di Apocalisse, capitolo 2, e versetto 10, inizio dal versetto 10, che dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Avete visto? In questo tempo di tribolazione dobbiamo essere fedeli e forti, ok? Dobbiamo essere preparati spiritualmente e mentalmente, ok? E dobbiamo essere forti, ok? E fedeli fino alla morte, ok? È questo che il nostro Salvatore Yahweh Shai ci propone, ok? E poi quando torna verremo dati la corona della vita, ok? Non dovete temere coloro che possono far morire solamente il vostro corpo. E sappiamo scientificamente e spiritualmente che l'uomo non è fatto solamente di carne, c'è uno spirito dentro. Quel spirito è pura energia e questa energia è immortale. È solo il Padre che lo può spegnere, ok? Perciò dovete avere più paura al Padre e non ai vostri oppressori, perché i vostri oppressori non vi possono fare altro che ammazzare solamente il corpo, ok? Intanto il corpo è venuto dalla terra e tornerà in terra. Coloro che si proteggono perderanno tutto, ok? E coloro che non proteggono, che non si proteggono, ok, guadagneranno tutto. Ed è quello che sta dicendo questo versetto qui. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi sono le chiese? Siamo noi. Il nostro corpo è il tempio del Padre. Lo Spirito del Padre dimora in noi. Il Padre non dimora nei tempi costruiti di mani dei uomini. Ho già fatto dei video in passato su questo. E per chiudere questa lezione, perché me ne sono accorto che nei miei video tendo di non pronunciare la Z bene e tendo di usare lezione. So, chiedo scusa, me ne sono reso conto e so che comunque che si pronuncia lezione. Perdonatemi, ok? E voglio leggervi il libro di Giovanni, capitolo 15 e versetto 20. Ok, Giovanni 15, 20 dice: ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del Signore. Ok, ricordatevi della parola che vi ho detto,
Il servo non è più grande del Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Questo versetto è chiaro. Ed è quello che cercavo di spiegare prima. Se hanno perseguitato il nostro maestro Yahweh Shai, che cosa vi fa pensare che non vi perseguiteranno neanche voi? Ci perseguiteranno. Questo è. Ok? Se hanno ascoltato il nostro maestro, ascolteranno anche noi. Perché questi messaggi che stiamo portando è vita. E tanti si sveglieranno ad accettare questa verità e verranno salvati. Ok? E come vi ho detto sempre, il tempo è breve, il tempo è corto. Ok? Ci stanno censurando tutto e arriva al punto che purtroppo non lo potremo più fare. E tutto questo sono le mani del padre Yahweh Hashem, Yahweh Shai in lavoro. Ok? È lui che fa tutto questo per provare ognuno di noi. Perché tanti parlano solamente con la bocca, di fatti zero. Ok? Io spero che con questa lezione siete stati edificati. Spero che riuscite a prepararvi come le vergini saggi, non come quelle stolte, e mettervi a parte dell'olio che è la conoscenza. Ok? Detto questo, voglio ringraziare il padre Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai Ba'ashem, Ruka Kodash. Ok? Queste sono parole in ebraico antico che vuol dire tutti i lodi al padre Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai, nel nome dello Spirito Santo Ruka Kodash. Ok? E miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità. E miei saluti alla casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano la verità e lo fanno, a coloro che fanno arrivare questi messaggi ai quattro punti della terra. Miei saluti, alla prossima, Shalom.